mai raccontata del padre di Goku, Bardock, che dopo la spedizione di suo figlio sul pianeta Terra, fronteggiò il suo più formidabile nemico, da solo. Come hai potuto tradirci in questo modo? Freezer! Noi collaboravamo con te, facevamo tutti parte della stessa squadra! Perché ci hai attaccati? Parte della stessa squadra. Povero illuso, ma non capisci che vi abbiamo solamente usati? Voi Saiyan potreste ben presto rappresentare una minaccia, perciò ho deciso di sbarazzarmi di voi e del vostro misero pianeta. Maledetto! Inoltre, se la leggenda dei Super Saiyan si rivelasse essere vera, sarebbe alquanto spiacevole. Non te lo permetterò! Non posso correre un rischio così grosso, non credi anche tu? Cosa? Cosa è successo? Ricordo di essere stato coinvolto nell'esplosione del pianeta. Dove diamine mi trovo? L'atmosfera di questo posto è uguale a quella del pianeta Vegeta. Oh, finalmente ti sei svegliato. È stato lui a trovarti svenuto nel bosco e ad avvisare me. In questa bottiglia c'è un unguento medico che utilizziamo qui sul pianeta Flora. Pianeta Flora? Mi sembra che sia l'antico nome del pianeta Vegeta. Farà sì che le tue ferite si rimarginino velocemente. Il dolore sta sparendo. Questo unguento è identico a quello usato nelle nostre macchine mediche. Che cosa sta succedendo? Posso essere finito nel passato, non può essere. Ehi, signore, come ti chiami? Odio i mocciosi. Che cosa? Quell'astronave, Freezer! È atterrata nei pressi del villaggio. Ascoltate! Da questo momento in avanti, il pianeta Flora è sotto il dominio del grande Chillet. Chiunque userà opporsi verrà ucciso! Ehi, voi! E tu chi sei? Come osi sfidarci? Kavira, dà una bella lezione a questo idiota! Oh, molto volentieri! Maledetto! E pensare che sono perfino in riabilitazione. Fermi, state indietro. Non fatevi venire strane idee a me. Non importa nulla di voi.
riesco a ricordare nulla di ciò che mi è accaduto dopo l'esplosione. Azione, cosa mi è successo? Chi va là? Ecco, questo è per te, signore. È un cestino pieno di cibo e bevande. Ne ho bisogno. E adesso levati di mezzo, macciosa. Il becco, se non sparisci subito ti uccido! Lo lascerò qui! Le comunicazioni con Toby e Kavira si sono interrotte da 10 giorni ormai. Grande Cillet, non crede che possano essere stati attaccati? Non possiamo escludere questa eventualità. Oh, quindi qualcuno avrebbe osato sfidarmi. Non è nel mio stile, ma credo proprio che mi occuperò personalmente di questa faccenda. È da tanto che non mi diverte, non posso lasciare scappare questa occasione. Perfetto, la ferita dovrebbe presto rimarginarsi. Tante grazie. Devo ammettere che quella medicina è molto... E voi chi siete? Siamo dei membri della Polizia Cosmica, protettori della pace nell'intero universo. Stiamo cercando due tipi loschi che sono atterrati su questo pianeta qualche giorno fa. Li avete visti per caso? Due tipi loschi? Già, li stiamo inseguendo da parecchio tempo. Sì, li abbiamo incontrati, ma non sono più qui ormai. Sai, Bardak li ha... Bardak? Sì, il nostro salvatore. Con la sua sola forza li ha sconfitti in un istante. Oh, molto bene. Dobbiamo ringraziarlo personalmente, allora. Dove possiamo trovarlo? Grandioso, il braccio è completamente guarito. Signor Bardak! Moccioso. Sono arrivati gli altri alieni. Non mi riguarda. Sembra che ti stiano cercando.
stancato di giocare alla polizia cosmica. È arrivato il momento del massacro. Ci ha ingannati! Far soffrire gli altri quando pensano di essere al sicuro è molto più divertente. Siete dei farabutti! Oh, quasi dimenticavo. Prenderò la medicina che stavi usando prima. Consegnamela immediatamente. No, non te la darò mai. Oh, sul serio? La prenderò con le maniere forti. Razza di idiota, come osi opporti al grande Cesare? Saresti tu colui che ha sconfitto Toby e Kavira. Freezer! Freezer! Come osi? Bardock! Sei debole e hai persino osato sfidare me, razza di verme insolente. Freezer. Si può sapere chi è questo Freezer che continui a nominare? Ti ha dato di volta il cervello, ti rendi conto di chi sono io? Sono l'essere più potente dell'universo, il grande Chillet. Chillet? Non è Freezer. Questo è davvero il passato. Allora, lui deve essere... Beh, se devo essere sincero, mi fai quasi pena. Sei solo un codardo. Non meriti di vivere! No. Mi sono proprio stancato di te. Edizione! Lasciami in pace! Signor Bardock! No, moccioso, non ti avvicinare! Tale padre, tale figlio. Levati di petto! Barry! Te lo sei meritato, così impari ad immischiarti in faccende che non ti riguardano, vermiciattolo. Maledetto! Cosa? Riesci ancora a reggerti in piedi? Sono patetico. Patetico. Se solo fossi più forte! E se anche allora fossi stato più forte! Ti ucciderò! Che cosa hai detto, povero illuso? Thank you.
arrivata la tua fine. Di le tue ultime preghiere. Non credere di potermi battere solo perché hai cambiato colore. Che morirà sei tu! Dice alla mia famiglia di fare attenzione ai Saiyan, che ai Saiyan che diventano dorati. Bardak, colmo di rabbia e dolore, è riuscito a sconfiggere il perfido Chillet. Che sia questa la nascita del leggendario Super Saiyan. Forse è ancora un mistero.